La seduta è aperta. Invito la deputata segretaria a dare lettura del processo verbale. Processo verbale della seduta del 26 febbraio 2016, presidenza Baldelli. La seduta comincia alle 10 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 25 febbraio 2016. Il presidente dà conto delle missioni. Si passa allo svolgimento di interpellanze urgenti, alle quali rispondono i sottosegretari Manzione e Ferri. Intervengono i deputati Molea e Ferraresi. Il presidente rende infine una comunicazione sui lavori dell'Assemblea nella successiva settimana. La seduta termina alle 11:10 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 29 febbraio 2016, con inizio alle ore 15. La ringrazio. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati Alfreider, Artini, Baretta, Catania, Cicchitto, D'Ambrosio, Damiano, Epifani, Ferrara, Fraccaro, Gentiloni, Silveri, Leva, Mazziotti, Di Celso, Molea, Rigoni, Rosso Mando, Schullian, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo e Villecco Calipari sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 97, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interpellanza e di una interrogazione. L'interpellanza all'ordine del giorno è la numero 2168 dei deputati Centemero e Occhiuto, concernente l'assegnazione dei posti a tempo indeterminato dei docenti che hanno